E io vorrei farlo scendendo un attimo qui giù sul palco per avere anche delle altre voci e illuminando le nostre prime file e la nostra prima fila, perché io vi racconto un po' del blues, mi capita di farlo alla radio. Abbiamo prima parlato con Massimo Carlotto del blues che entra nelle pieghe, nelle pagine dei suoi libri, ma c'è anche chi sta dedicando e ha dedicato una vita intera e continua a farla, a raccontare la musica. Per cui io vorrei dare il benvenuto e parlare un po' di musica e di blues con un grande giornalista che è Roberto Caselli. Buonasera Roberto. Io ho cercato di raccontare qualcosa, ma tu hai scritto un volume per Repli molto importante, che è proprio la storia del blues. Ci racconti qualcos'altro? Che cos'è stato per te il blues? Che cos'è? E qualcos'altro che possiamo raccontare? E che io ho soltanto accennato, ho descritto poco, ma entriamoci un po' dentro questa cosa che ti conquista, ti rapisce e poi non ti molla più. Beh, sai, il blues è una musica che io ho conosciuto molto, molto giovane in realtà. E ho avuto la fortuna di conoscere insieme a un amico che poi è diventato anche un gran bravo musicista, uno dei primi tra l'altro a suonare il blues a casa nostra verso l'inizio degli anni 70. Era una musica che ovviamente era sconvolgente, perché nello stesso periodo nasceva il beat, nasceva il rock, nascevano tutte queste nuove dimensioni musicali che in realtà a noi sembravano delle grandi novità, sembravano delle rivoluzioni autentiche rispetto alla musica che si ascoltava normalmente allora alla radio, e oppure anche sui dischi naturalmente. In realtà poi scopri che queste musiche hanno una base molto più profonda rispetto a quella che appare al pubblico normalmente, senza che vada a ricercare a fondo. E questa musica è blues. E il blues perché di fatto, come era stato già ampiamente detto anche nel corso della serata, il blues sta alla base di un mondo musicale popolare che altrimenti non ci sarebbe stato. È un'espressione non solo musicale, un'espressione anche testuale, perché il blues in realtà è la prima forma di cultura del nero americano, e questa è una cosa importante, perché prima ancora del jazz, prima ancora dello sviluppo di tutta una serie di altre derivazioni musicali, il blues ha rappresentato il primo modello in assoluto del nero americano che si confrontava con un nuovo mondo, con un nuovo modo di vita in realtà. Dando poi vita, quando questo blues si è allargato e è arrivato in Europa, proprio a delle forme di canzone popolare che prima non conoscevamo. Infatti, bisogna risalire alla fine degli anni 50, quando in realtà in Inghilterra, forse in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, quando i marinai americani erano arrivati appunto in Inghilterra e hanno fatto conoscere questa musica. Una pattuglia di giovani musicisti allora si erano innamorati perdutamente del blues e hanno cominciato a riproporlo, non solo pedissequamente come lo facevano i grandi bluesman americani, ma anche cercando di innovare, dando qualche cosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo era la loro esperienza, che nasceva appunto dalla realtà inglese, che poi via via si è diffusa in tutta Europa. Arrivando poi anche qui e creando tutta questa attenzione, l'Italia è un paese che da molti anni ha una proliferazione di festival blues, ma tutti di grande livello. Il tuo libro, La storia del blues, però c'è adesso un altro volume dedicato interamente alla musica italiana, alla canzone, sì, alla canzone d'autore italiana. Mi fa venire in mente che poi nel blues ci si rientra sempre. Correggimi se sbaglio, ma io prima raccontavo di Alan Lomax, quando con suo papà, con questa macchina, andava in questa... Immaginate una lavatrice che era invece un registratore a filo e andava nei campi di cotone, nei campi del Mississippi, del Delta, a prendere queste canzoni. Alan Lomax è venuto anche in Italia. Certo, ed è nato anche uno splendido libro a proposito che raccontava appunto... Con il maestro Carpitella. Bravo, esattamente, con Carpitella, che allora era un illustre sconosciuto, e ha registrato sul campo
sostanzialmente in tutte le regioni d'Italia la tradizione popolare. Oh, il maestro Carpitella, che tra l'altro noi adesso viviamo la notte della Taranta, ma tutto quanto ha avuto origine da questo grande musicologo italiano. Mi racconti un attimo brevemente del tuo libro, perché è un libro che abbraccia un arco di tempo davvero molto vasto. Come è cambiata la canzone popolare italiana prima che entrasse poi l'industria discografica con molti dettami, ma l'anima della musica popolare italiana? Ma guarda, io ho voluto cominciare proprio da molto lontano in realtà, no? Da quando proprio la musica, come dire, la canzone e la poesia in realtà erano la stessa cosa sostanzialmente. Se voi considerate il 1200 e la scuola siciliana e andate a leggere le poesie di allora, noi abbiamo studiati tutti a scuola, al liceo, no? Cielo d'Alcamo probabilmente era una poesia che non prescindeva dalla musica, la si suonava con il liuto, si accompagnava sotto una finestra o chissà dove a cantare la propria amata, appunto, la propria storia. In realtà, se poi si andranno a vedere come sono state scritte, proprio in forma, sono quelle tutte endecasillabi, anche lì, endecasillabi che sono continuati tuttora. Se voi andate a sentire una canzone di De André, per esempio, vedete che è assolutamente rispettata in questi termini, sia nella scansione delle sillabe che nella rima. E quindi in realtà c'è un lunghissimo percorso che accompagna la vecchia storia della poesia fino ad oggi con la canzone. Poi naturalmente la canzone ha una straordinaria evoluzione nel tempo. La canzone napoletana, per esempio, per cui noi siamo conosciuti all'estero ancora oggi, in realtà questa confusione tremenda che si è creata tra musica napoletana e musica proprio nazionale, no? In realtà è sintomo proprio della poesia con cui gli autori napoletani scrivevano queste canzoni. E infatti si tratta di poeti, si tratta di poesia, non si tratta di compositori, anonimi, no? Sono personaggi che hanno al loro interno una cultura straordinaria, che hanno saputo declinare in varie forme, tra cui la canzone. E quindi, insomma, avevano un valore assolutamente importante. Il titolo del tuo libro appena uscito è La storia della canzone italiana. Della canzone italiana. Si arriva con grande enfasi poi a parlare del mondo cantautorale, che poi è il mondo, a mio avviso, che è stato fondamentale per approfondire meglio la poesia, appunto. Io da piccolo conduttore radiofonico, a proposito di quello che diceva Roberto Caselli e a proposito della metrica, ho sempre avuto un piccolo gioco che mi insegnò il maestro Giorgio Calabrese, mi disse questa cosa una volta: prova a sostituire a sapore di sale il testo di Fratelli d'Italia, è identico, o provate a fare il contrario, a mettere sulla musica di Fratelli d'Italia sapore di sale, hanno la stessa identica metrica. Non ci avevo mai fatto caso, è un piccolo gioco e a volte con la musica si può anche giocare. Per lui la musica è davvero una cosa seria. Grazie a Roberto Caselli. Grazie. Nel frattempo vorrei farmi raccontare anche da Roberto